situazione, ora stiamo un po' respirando perché i fenomeni si sono placati, i livelli dei fiumi si stanno abbassando, ci sono state delle esondazioni in Val Bormida e nel Ponente e purtroppo delle frane, ci sono in questo momento 5 provinciali chiuse e c'è stato un momento in cui il comune di Tovo San Giacomo è stato isolato, ma adesso siamo riusciti a ridare la viabilità e come era stato chiuso anche il Cadibona, che è la nostra provinciale di collegamento principale col centro di Savona e l'entroterra Cairo e la parte produttiva del comprensorio, ma è stato eliminato il problema con controllo diretto dei cantonieri provinciali, assicurato in questo momento la viabilità. Ovviamente l'indicazione in questo momento è di limitare gli spostamenti a quanto necessario, ci sono dei problemi a Cairo Montenotte con un'azienda nella zona di Bragno, c'è stato un allagamento e gli operai in questo momento, finito il turno, devono attendere per poter uscire perché c'è il livello d'acqua alta in quella zona a seguito dell'esondazione del Bormida, ma tutto in sicurezza. Il 118 è attivato con dei mezzi di sicurezza nell'entroterra di Savone, in località Santuario e in altre zone che potrebbero avere dei problemi di collegamento immediato. C'è una pausa, in questo momento quasi non piove nel centro di Savona e dunque la situazione è sotto controllo. Le previsioni ci tengono in massima attenzione perché nelle prossime ore, come sappiamo, i fenomeni sono previsti in rinnovamento, in aumento per le prossime 12-18 ore. Ci sono degli smottamenti che non sono sicuramente ancora assestati del tutto, anche sull'SP490 del Melogno, che è quella che collega finale all'Alta Val Bormida, e lì è una zona delicata e non si riesce ancora a capire la consistenza del movimento franoso, e da altre zone stiamo adesso, fronteggiata l'emergenza e riassicurata la viabilità indispensabile, pur essendo permanendo al momento 5 chiusure, di comprendere. C'è anche nell'entroterra di Varazze una situazione di un cedimento di un muraglione di contenimento che va controllata. La situazione più delicata per concentramento di venti direi che è quella purtroppo del comune di Tovo San Giacomo, nell'immediato entroterra di Pietra Ligure, dove ci sono 2 frane su 2 provinciali, una non è di immediata risoluzione, l'altra in questo momento stiamo con il controllo a vista della Protezione Civile, e ringrazio come sempre i volontari per la pronta reazione, assicurando il collegamento dell'abitato di Tovo a Pietra Ligure, dunque all'ospedale e ai centri di interesse. E lì è la zona un po' più delicata in questo momento, di cui abbiamo evidenza diretta. Adesso poi nelle ore di luce naturale che permangono cerchiamo di comprendere tutte le situazioni, anche perché purtroppo, essendo previsto che nelle prossime ore ci siano di nuovo fenomeni, non possiamo escludere. Direi che posso dire che tutte le scuole domani sono chiuse, adesso non ho dato diretto, ma direi che in questo caso è stato disposto da tutti i colleghi in maniera unanime e consentirà di domani di poterci concentrare sulla gestione. Poi speriamo che i fenomeni siano più contenuti di quanto previsto, fossero così ovviamente ribadisco, limitiamo tutti noi gli spostamenti a quelli veramente necessari perché potrebbero esserci un po' di situazioni di complicazione. Anche perché ovviamente lo sappiamo, domani arriverà questa perturbazione ulteriore, ma anche poi il terreno che è già saturo, insomma, no, pregno d'acqua, è quello che poi preoccupa, giusto? Eh sì, nei giorni scorsi anche in Val Bormida, non forte ma piovuto costantemente per 18, anche più di 20 ore, dunque il terreno è in termine non tecnico ma di gergo comune zuppo, e sicuramente è più fragile reso, adesso la permeabilità incomincia in alcune zone. Ovviamente se ci sono poi delle concentrazioni che alzano i livelli vanno a creare magari quelle onde d'urto dei torrenti e dei rii e possono combinare queste cose creando dei disagi. Dunque dobbiamo prestare la massima attenzione, ma il sistema di protezione è allertato e sono attivate tutte le risorse, dunque stiamo cercando di monitorare e fronteggiare quello che si è già verificato.